studio all'Unité perché voglio diventare avvocato. Anzi, no, veterinario. Oppure un tecnologo. Anzi, un biotecnologo. Oppure un esperto di comunicazione. O un diplomatico. Oppure un economista. Ma sono tranquilla, perché con l'Università degli Studi di Teramo raggiungerò il mio sogno. Vince il Fabriano Cerreto grazie al gol realizzato una decina di minuti dal termine, esattamente al 36esimo, da Pier Gallini. Un gol pesantissimo, tre punti altrettanto pesanti per far volare questo Fabriano Cerreto. Sole sul Martini per l'osservato speciale, il nuovo arrivato Proesman, che al secondo minuto si presenta con un gran tiro dal limite che Spitoni respinge da campione. Il primo quarto d'ora di gioco non regala nulla o quasi. Al 16esimo comunque scappa sulla corsia Boccolini, il quale mette la sfera in area che Spitoni abbranca con estrema facilità e sicurezza. Un minuto dopo ci riprova lo stesso giocatore, ma il pallone finisce sul fondo. Al 33esimo ci riprova ancora il Corridoni con un tiro cross dalla distanza di Andreozzi, che non crea problemi alla difesa ospite. 4 minuti dopo, al 37esimo, vicino al gol il Corridonia con una fucilata di Boccolini. Al 39esimo l'unica occasione creata dagli ospiti, ma a novembre gli nega il gol e lo fa davvero capitano. Al 42esimo Pier Gallini di testa ci prova ancora, ma non capitalizza, e allo scadere 45esimo punizione dalla distanza di Severini, che non ha successo. Il secondo tempo si avvia con un Fabriano Cerreto che si presenta più disposto a giocare per forzare la retroguardia dei padroni di casa. Al sesto si becca il giallo ad Addazio, che poi gli costerà il rosso più avanti. Scorrono i minuti, emozioni zero, l'unica novità è il ritorno del sole ad illuminare il Martini. Al 22esimo Corridonia resta in 10, come abbiamo già detto, per l'espulsione di Daddazio, doppio giallo. Al 25esimo Boccolini prova ancora, è stato uno dei migliori a ravvivare il gioco con un tiro dal limite, pallone facile preda del portiere Spitoni. Al 30esimo Severini dal limite ci prova, al 36esimo arriva il gol partita firmato da Pier Gallini. Corridonia prova a risalire la china ma non ci riesce, e alla fine i tre punti finiscono nel cassetto del Fabriano Cerreto.